Ciao a tutti, Nabbi e Nabbe, qui è il vostro Merlot per un nuovissimo aperitivo insieme. Oggi parleremo di spin-off, in particolare in realtà di uno spin-off tratto dal manga My Hero Academia, che si chiama Vigilanti My Hero Academia Illegals. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, sia per supportarci, sia per essere sempre aggiornati su tutte le nostre uscite. Bene, siamo pronti per parlare di questo volume, ma in generale di cosa penso degli spin-off di serie famose. E ovviamente, come dico dal titolo, è davvero meglio, della serie originale? Beh, scopritelo dopo la sigla. My Hero Academia si sta dimostrando, e secondo me meritatamente, un vero e proprio fenomeno mondiale. Un titolo davvero coinvolgente che rivede e stravolge il concetto di supereroe americano tradizionale, pur portando ovviamente rispetto alla sua fonte di ispirazione originale. Il manga è un successo planetario. L'anime sta spopolando in tutto il mondo, tanto che anche in Italia è arrivato doppiato sulle reti Mediaset dopo tanti tanti anni di nulla. Per non parlare del merchandising che, tra fiere del fumetto e negozi online, è tra i più venduti di sempre. Sostanzialmente, My Hero Academia è l'unico manga a potersi al momento fregiare del titolo di erede dei Big Three, ovvero Naruto, Bleach e ovviamente One Piece, dopo tanti anni di promesse mai mantenute. Qualcuno ha detto Black Clover. Ma cos'è, secondo me ovviamente, che rende un buon titolo un grande successo? Beh, secondo me il merito di un grande successo è l'universo che crea tale serie, un universo che può essere totalmente espanso, a volte dai fan, a volte in altri media, a volte creando titoli spin-off ufficiali, come è il caso di Vigilante. Potrei citare tantissimi franchise che hanno avuto un grande successo grazie all'espansione del loro universo di base. Ovviamente per parlare di Cina non posso che citare Star Wars, ma parlando di manga, ad esempio, per parlare di cose più recenti, anche lo stesso universo di Naruto è stato spesso espanso da novel e da serie. E da serie successive o da film, proprio perché queste, diciamo, queste serie danno proprio, ti fanno proprio venire voglia di voler sapere di più di questo universo. Ma purtroppo negli anni, soprattutto quando si parla di manga o anime molto famosi, siamo rimasti parecchio delusi. O perlomeno io sono rimasto molto deluso da questi spin-off, che spesso erano soltanto dei vuoti titoli commerciali volti a cavalcare, l'onda del successo di quel dato manga, offrendo fanservice di bassa lega. Oh mio Dio, fatemi vedere di più di Levi, è troppo bello, mi piace troppo l'attacco ai giganti, lui è il più figo, fatemi vedere più storie in cui lui è vestito da casalinga. Ma, cioè, dai. Oppure sfruttando male delle buone occasioni. Qualcuno ha detto Boruto, voglio dire, uno spin-off che ha senso, uno spin-off anche impostato bene, ma se parliamo dell'anime, su 90 episodi, 80 possono essere dei filler, proprio no. Eppure Vigilante offre qualcosa di più rispetto a tutti questi altri spin-off che sono usciti negli anni. Mi spiego meglio. Se la serie principale offre una visione alla luce del sole del mondo dei hero, dell'accademia, ovviamente il protagonista è Midoriya, è uno sfigato come tutti gli shonen che non ha poteri, però di fatto esce alla grande dalle sue sfighe, tanto che si trova iscritto nella prima classe della miglior scuola per hero giapponesi e diventa un leader carismatico fin da subito per i suoi compagni. Vigilante invece ci parla di chi sta all'ombra, di chi non può permettersi di entrare nella scuola più prestigiosa che c'è, di chi non ha un potere poi così interessante da poter suscitare interesse. In sostanza, cosa succederebbe a un Midoriya se non avesse incontrato All Might? È questo sostanzialmente quello che ci viene raccontato in Vigilante, ovvero cosa succede tra i vicoli delle città alla gente comune. Yoichi, il protagonista della storia, è davvero adorabile. È una persona con un quirk, un potere comunque molto debole, che lavora e studia, quindi cerca di barcamenarsi nella vita di tutti i giorni come delle persone normali, che però sente il bisogno di fare il suo. Quindi la sera, staccato da lavoro, va in giro per la città. E tra l'altro indossando una felpa di All Might, comprata magari su internet o in una fiera, tipo questa, diciamo, che ho anche io. Quindi aiuta le vecchiette a attraversare la strada, aiuta a tenere pulita la città. In sostanza non fa il supereroe, eppure sente in questo modo di combattere a suo modo per il bene.
tanto che i suoi concittadini, a metà tra la presa in giro e il complimento, gli hanno affibbiato il nickname di Gentleman, che è bellissimo. Lo stesso Yoichi sa di non fare chissà quale impresa, infatti in uno slancio di eroismo incontra Knuckle Duster, un vero vigilante, uno che picchia parecchio i criminali pur non essendo un supereroe registrato. Tra l'altro, Knuckle Duster è un personaggio interessante fin da subito che, oltre a fregarsene della qualifica di hero, se ne sbatte anche dei quirk, dei vari poteri, usa proprio la forza bruta. La storia è ben bilanciata, con un giusto equilibrio tra gag, fanservice, combattimenti e colpi di scena. Sostanzialmente il titolo è impostato per avere una storia a sé stante, nonostante strizzi l'occhio alla serie principale. Ed è qui il motivo per cui ho deciso di dare quel titolo al video. È meglio della serie originale? Beh, certamente non esisterebbe questo spin-off senza la serie originale. Eppure è un manga che, se fosse stato un titolo a sé stante, avremmo comunque apprezzato e comprato lo stesso. Non è meglio di My Hero Academia, è una sua controparte, è un completamento alla storia e quindi ha la sua stessa dignità di esistere. È per quello che lo reputo uno spin-off veramente veramente ben riuscito. Anzi, io onestamente quasi non vedo l'ora di sapere cosa succederà nello spin-off che nella serie principale, che è un po' più lineare. Diciamo, mostra... Forse l'unico difetto di My Hero Academia, della serie principale, è il fatto che mostri troppo dei personaggi troppo perfetti. Midoriya subito diventa un leader del suo gruppo, ma anche i personaggi come Bakugo e tutti gli altri, nella loro impostazione, che comunque è una caratterizzazione ben fatta, sono troppo precisi, non so come dire. Invece in Vigilante mi è piaciuto tantissimo il fatto che siano altamente imperfetti i personaggi. Infine volevo fare una piccola nota che in realtà dimostra anche della bontà del progetto di questo spin-off. Infatti, se in My Hero Academia noi vediamo All Might, che non è altro, per chi legge soprattutto i fumetti della DC Comics, è una trasposizione di Superman sostanzialmente, e vi dirò, se invece voi non leggete i fumetti ma avete visto soltanto film e serie animate, All Might è molto molto più fedele al Superman dei fumetti, è molto rispettoso l'autore di quello che è Superman nei fumetti, azzeccandoci molto più di tanti film che abbiamo visto negli anni, insomma. Per quanto riguarda invece Vigilante, abbiamo Knuckle Duster, che crea un bellissimo dualismo in realtà con All Might, perché Knuckle Duster altri non è, o almeno sembra, alla mia lettura, una trasposizione di Batman, per quanto sia molto più stupido, molto meno scuro, eccetera, però è proprio la trasposizione dell'eroe che combatte per i vicoli, per le strade e a volte gioca sporco, rispetto a quella che poi è l'idealizzazione di Superman, che è comunque All Might, che poi noi, avendo letto il manga, sappiamo che ha dei lati oscuri ed è molto bello, ed è molto bella di fatto la storia e l'impostazione di All Might. Però in Vigilanti abbiamo Batman, abbiamo Knuckle Duster, e questa cosa l'ho molto apprezzata, mi ha giustificato uno spin-off, mi ha fatto vedere una parte di mondo di quell'universo narrativo, ovvero dell'universo di My Hero Academia, che io onestamente volevo conoscere. E quindi Vigilante, My Hero Academia Legals, è una serie che ha una sua dignità, è una serie che potrebbe continuare per anni parallelamente, e onestamente no, non è meglio di My Hero Academia per ora, è un gradino sotto, ma è un gradino sotto giustificato dal fatto che comunque secondo me sarà sempre subordinata al successo della serie principale. Ma vi ripeto, io ve lo consiglio tantissimo perché è una serie che ha molto molto da dire. Bene, è arrivato il momento dei saluti, spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo, come ho fatto prima, sia di iscrivervi al canale ma di seguirci anche su tutti i social. Noi siamo presenti ovunque: Facebook, Instagram, Twitter, siamo su Twitch con delle live. Quindi mi raccomando, per aiutarci, come sapete siamo un piccolo canale, quindi il vostro supporto è fondamentale, e spero soprattutto di sapere la vostra opinione su questo manga, e ovviamente usando i commenti qua sotto o scrivendoci, tanto noi rispondiamo sempre e dopo pochissimo tempo. Intanto ancora grazie ancora da Merlot e ci vediamo per il prossimo aperitivo. Ciao!